Qui siamo in mezzo ai faggi puri, guardate, ci sono due faggi, uno qua, uno là davanti, dietro di me, lo vedete lì. E mi sono fermato a fare pausa, dai, panino, Red Bull, e qui c'è una cosa, ragazzi, c'è una boccia di faggio. Una boccia di faggio, ragazzi, andate a dare un'occhiata a sto posto. Guardate che roba. Poi la raccogliamo, dai. Stiamo scendendo dalla macchina, ancora qualcuno esce, bello, guardate. Qui più in basso devo dire che la cosa sta migliorando perché sto facendo un po' di traverso intorno ai 1500 e 80, 1550 sono, dai. Loro ci sono di foglia. E l'altro qua. Bello. Ogni tanto si ricordano di me e si fanno vedere, dai. Loro sono qui nel misto. Faggio abete, ci sono. Siamo saliti sbagliando, abbiamo trovato dei bei boci, ma poca roba. Invece loro sono qui intorno ai 1550, 1600 e sono nel misto abete faggio. Eccoli qua. Guardate che belli. Mamma, che boci. Bianchi. Bianchi, bianchi, bianchi. Boccioletto. E lo raccogliamo. Ho fatto un giro fino verso questi tronchi che vedete alle mie spalle, alberi abbattuti. Ho detto sicuramente la gente non viene qua sotto a cercare i funghi perché poi deve girarli intorno. Invece loro sono proprio qui, guardate, qui dal passetto che va in là, che supera i tronchi, però dietro, dietro, veramente dietro, guardate. Ah. Un pezzo di corteccia, guardate che bello, e poi c'è un altro veramente veramente nascosto che ho visto prima. Allora vediamo se lo troviamo. Era qui, ragazzi, era veramente ma veramente nascosto, me lo sono perso. Gli diamo un'occhiata qua. Allora, stavo salendo qui così, ok, stavo salendo e c'era questo fungo nascostissimo che non vedo più. Va bene, poi se lo trovo ve lo faccio vedere. Sul passetto mezzo nascosto, guardate un po'. Mamma mia, come sono piantati. Ok.
Ogni tanto dai, si riesce a imbroccare il costino giusto, la spondina, l'alberino, non lo so, un po' di fortuna, di chiamata come volete, dai. Guardate un po', questo lo lasciamo perché è piccolino, dai. Questo lo copriamo con un po' di garna lì. Un po' di garna, ok. Questo invece ce lo prendiamo perché va bene. E fanno tutto in questo sporco, guardate, in questi rami, in queste cose qui. Ora ci diamo un'occhiata bene. Sotto ci sono due cose da cineteca, ragazzi. Due funghi mai visti. Guardate qua. Guardate cosa non c'è. Guardate E qui. meno male che mi hai piatto retto, sei venuto di qua, dai. Guardate qua. Che cose. Che patati. Tappiamo il buco. E questo da cartolina, guardate un po', Marco, c'è una fantastici, fungaia con tre funghi che bombe, guardate che belli. uno medio poi un piccolino. Se vuoi fare un video ti aspetto. Fammi finire qua, Claudio, arrivo, dai. Tanto ispeziono tutto in giro. C'è Claudio che mi chiama, anche lui sta trovando bene. Va bene, ma mi ha fatto venire fino a qui dall'altra parte del mondo? Ci sarà un motivo? Ce n'è motivo. Sono Fammi stanco, sono andato a vedere, casa e c'è qualcosa che mi ferma, mi va. Fammi interrompe. vedere, No, vieni di qua prima, va. vieni di Fammi qua. vedere. Vieni a vedere qua. Maria. Oh, mamma mia. Allora, guarda un po'. Dai, tira su. Uno. Porca miseria, che robe, Oggi c'è di. bianco sotto? No, è rumenta. Due. Andiamo un po' da vedere il piccolo e il grande. Morio, va. Mamma e Guarda che papà. roba di. Ma guarda che Guarda un roba. po' che papà. Apri, apri, apri. È più o meno come i miei, guarda, i miei sono qua. Guarda. Una Pappone. famiglia più o meno uguale. Fagli Tipica, quattro persone. una foto che poi Bestie. me la mandi. Porca miseria, che bestie. Va bene, dai. Aspetta, ne faccio. E va bene, dai, vediamo, boh, l'ultimo di giornata, che c'è Claudio che è stanco, guardate dove è venuto, guardate dove è venuto. Croc, guardate che fungo. E va bene, dai, di nuovo nel faggio con Claudio, andiamo alla macchina. Agli ultimi. Gli ultimi, gli occhi. Vieni, dai, che mi fai un po' di video. Allora. Non è un fungo, ti sei sbagliato, non è un fungo, No. non è un Ma porcino. no, li trovavo qua. Guarda, non è un porcino, Non è un porcino, è una bomba a mano, Non è un porcino, guarda, fai è una vedere il gambo, bombetta. fai vedere il gambo da sopra. Che gambo che ha, vedi? Aspetta, Mamma aspetta, aspetta, mia, aspetta. ragazzi. Oh, la miseria. Vai, vai, vai di là. Vai. Guarda che roba. Oh. 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 Aspetta che ti faccio una foto. Grande mix. Grandissimo mix. Togli le dita dall'obiettivo. Così, bravo, ok. Perfetto, dai. Chiudo. E quando vogliono nascondersi così, però li vedi. Ne ho raccolto uno, non l'ho filmato, era un po' brutto, un po' mangiato, ma guardate questo, che bomba a mano, una bomba a mano, e lì ce n'è un altro mangiatino, però c'è un'altra bombetta. E oggi non ci facciamo mancare nemmeno i pleurotus, guardate che belli, li lasceremo qui tanto, abbiamo i porcini, fantastici. E stiamo andando alla macchina, ma i funghi non ci mollano, dai, guardate che cose.
Guardate che cose, gambi ritorti, guardate. Andiamo da Claudio, dai, andiamo a vedere cosa ha trovato Claudio là. Nel 2007 siamo venuti diretti. Mamma mia ragazzi, guarda che bello. Diretti da 1007 a 1335, una direttissima. A raccogliere roba di faggio col gambetto. qui a 200.000, scusate, qui a 1200, non riesco manco più a parlare, sono stanco ragazzi. Allora, 1200 metri, no, 1200, scusate, saremo a 1300, via, 1300 metri. E un estivo? Credo di sì. Guardate che bello qua, sulla riva, nella Garna, c'è lui. Vediamo cos'è, vediamo cos'è. No, non è un estivo, dai, è un Edulis. Righino bianco inconfondibile dell'Edulis, colore da estivo, ma non lo è. Dai, va bene, sempre bei pezzi. Va bene, dai, siamo qua con Claudio, abbiamo finito oggi, dai, basta, non ce la facciamo più, siamo basta. Scoppiatissimi, andiamo, dai, a casa, andiamo a casa, facciamo vedere cosa abbiamo raccolto. Qualche bombetta c'è, bene, che dai. Suona, cosa dici, suonano bene? Cioè, guardate che funghi questi, che roba, mamma mia, incredibile. Però anche questo bisogna dire che non è male, eh? Una bella bombetta. Va bene, dai, alla prossima con Claudio qua, dai. Ciao, ciao.